È mattino, è il primo novembre e ci apprestiamo a partire per Lucca. E questa è la mia cucina incasinata. Sei pronto? Emetti un grido di gioia. Ti rinuncio, sono qui per... Gioia? Emetti gioia? Sì, l'ho appena fatto. Di più? In modo più evidente? Ora di abbandonare la casa e lanciarsi in questa uggiosa giornata milanese. Va che bello! La bellezza della pianura. Una giornata splendente. L'autostrada. L'anno scorso eravamo fermi qui. Come vedete il tempo è mutato moltissimo. Oggi è qui. Ma più o meno. È tornato il bel tempo per circa. Una luce in fondo al tunnel, un cielo azzurro sbrilluccica su di noi là giù in fondo, non so nemmeno se in camera si veda. Ed eccoci fermi in coda per la terza volta. È molto molto affascinante. Un po' ci si muove, ma soprattutto no. Siamo sulla strada vicinale Battilana. Battilana, Battolalana. All'improvviso un'altra coda a caso, così quella di prima si è risolta in nulla, all'improvviso è passata, mistero. Castelli abbandonati, questa è molto figola. Ed eccoci approdati sotto il caldo sole della Toscana, siamo arrivati a Lucca. Ci stiamo dirigendo verso il centro, anche se non so bene dove siamo, ma tanto c'è Google. In questo episodio di Lucca svuotata ci siamo infilati nel buco, vicolo, vicolo bucolo. Di ciao Mauro. Ciao, ciao. Sono i fichi d'India. I fichi d'India di Lucca. E così, umidamente, inizia la seconda giornata a Lucca. Una giornata che di merda, direi. Il piano per questa seconda giornata è intanto di andare in Panini e magari in Bonelli. Tu invece, Mauro, che intenzioni hai? Andare alla Nintendo, se diciamo. Ma no, non ci andremo. In ogni caso, sono completamente convinto che le previsioni meteo siano sbagliate. Oggi non pioverà. Pensierino pubblicità progresso. Perché Google ogni anno cerca di farmi passare da buchi nelle mura che non esistono? Boh. Lucca è ancora navigabile. E siamo arrivati allo stand Panini. Questo.
testa, però anche dentro. E c'è anche poca coda. Ma c'è solo questa. Ma loro saranno in coda? Si capisce, direi di no. Ok. E dopo che mi si è scaricata la telecamera in panini, sono tornato. E ovviamente l'Artist Edition di House of X non c'era già più, evviva! E quindi Bonelli. Sarà facile avvicinarsi alla Shotgun. Comincia così l'ultima giornata a Lucca, con un cielo un po' uggioloso. E probabilmente fra un po' piove, e vai! E siamo già in coda per entrare a Japan Town, anche perché è chiusa ancora. Sono le? 9:10. Quindi 10 minuti. E vai! Ma non è che ci sia molta coda dietro di noi.
poi ne fanno tipo 1000. Scusi, lei. Salve. Come si trova in questa? Stavo comprando delle cose utilissime, portocchiali. Siamo Massimiliano Ciotola di Goen. Un applauso, ragazzi. Dai, che sono ancora le 10 e siete freschi. Abbiamo Francesco Miranda del Fan Club Italiano di Goen. Abbiamo una voce che tanti di voi, praticamente tutti, conoscono, Flavio Aquilone. Flavio è doppiatore di tanti attori come Zac Efron, come Felton di Harry Potter, ma ha doppiato anche delle produzioni di animazione, anche Gundam, quindi parleremo di questo. E abbiamo Carlo Cavazzoni di Dimit. Ora non sta piovendo, ma poi ripiove, poi smette, poi rimette, poi piove, poi spiove, ciao. Però il pennello per 210, sicuramente. Per noi Lucca è finita sotto una pioggia scrosciante. Ci tocca tornare a Milano. Aggiornamenti più tardi. Mentre torniamo verso Milano, il tempo è leggermente migliorato. No, non al 100%, ma decisamente meglio, almeno non piove più. E siamo fermi alla barriera di Milano, al casello. Ed è tutto molto molto rapido. Ok, sono tornato, Lucca ufficialmente finita, volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno fermato per salutarmi, mi ha fatto un sacco piacere
e anche la persona che un mio amico ha sentito dire: ehi, ma quel pelato è uno youtuber. Grazie anche a te. Quindi, spero vi sia piaciuto questo mini video. Purtroppo ho vloggato forse meno di quanto avrei voluto, ma con tutta la pioggia che c'è stata non era semplice né praticissimo. E quindi, intanto vi ringrazio. Mettete un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e tutto il resto. E noi ci vediamo al prossimo video.